Ho ricevuto risposta ad un altro dei miei numerosi accessi agli atti fatti durante questi mesi di emergenza coronavirus. Ed è un accesso agli atti importante perché avevo richiesto le comunicazioni ufficiali intercorse tra Regione Lombardia, Comitato Tecnico Scientifico e Governo in merito alla mancata zona rossa in Bergamasca. Abbiamo quindi avuto possibilità di leggere il verbale della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 3 di marzo, seduta in cui il Comitato di Saggi, di Medici, messo in piedi dal governo, ha espressamente scritto che anche per Nembro e per Alzano Lombardo, cioè per la media Valle Seriana, le porte della città di Bergamo, serviva la chiusura come nell'Odigiano e quindi serviva l'istituzione di una zona rossa. È un dato particolarmente importante perché queste sedute, i verbali di queste sedute erano secretati, come sapete bene, e quindi è un ulteriore tassello che mettiamo come azione per cercare di far emergere la verità, per fare emergere con trasparenza dati e informazioni, perché questo è quello che vogliamo. A noi non interessa vedere il colore politico più o meno vicino a noi interessa che con serietà e con spirito di servizio emerga la verità a beneficio dei cittadini, perché è giusto avere verità, è giusto avere chiarezza e soprattutto bisogna evitare nuovi errori in futuro. Quindi ora la domanda che rivolgiamo a Conte e a Fontana è: come mai non avete ascoltato il richiamo, l'appello, la richiesta della comunità, del Comitato Tecnico Scientifico e come mai non è stata istituita la zona rossa in Bergamasca?